programma è presentato da Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata della rubrica Pillole giuridiche realizzata in collaborazione con l'avvocata Paola Anna Lacorte del Foro di Perugia. Grazie avvocata. Buonasera. Per essere anche oggi con noi. Vi ricordo che questa rubrica vi vuole informare innanzitutto su quali sono i vostri diritti che sono fondamentali e come difenderli con un linguaggio comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Oggi affronteremo un tema molto attuale, importantissimo, perché parleremo delle nuove disposizioni anticontagio e delle sanzioni per chi viola queste disposizioni. In pratica i presidi di protezione delle vie respiratorie andrebbero sempre indossati, anche a casa, se ci si trova nello stesso ambiente con persone anziane, disabili o immunodepressi, che sono soggetti più a rischio di altri. Ciò vale per nonni, zii, cugini e altri membri della famiglia allargata, ovvero i congiunti. Stesso discorso per gli amici, non è vietato invitarli a casa nel limite numerico massimo di 6, ma all'interno dell'abitazione si dovrebbe sempre indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, quindi molta attenzione. Rimane per tutti l'obbligo di portare sempre con sé la mascherina quando si esce da casa. Il ministro della Salute Speranza ha spiegato che contro la diffusione del virus si punta a 3 misure fondamentali. La prima, mascherine. La seconda, distanziamento, innalzando il livello di attenzione contro gli assembramenti. E la terza, il lavaggio delle mani. Purtroppo non si può restare indifferenti alla curva dei contagi che risale in tutti i paesi dell'Unione Europea e ahimè anche in Italia. In pratica siamo stati nuovamente chiamati ad altri sacrifici per affrontare la nuova fase ed evitare che il paese piombi in un lockdown generalizzato. Non ci possiamo permettere distrazioni e abbassare il livello di attenzione e concentrazione. Sono questi alcuni passi del discorso del presidente del governo Giuseppe Conte. Chiediamo agli italiani uno sforzo di responsabilità e prudenza. Ovviamente noi altrettanto lo chiediamo al governo. Sono tante le misure anticontagio previste, così come sono tante anche le raccomandazioni, ma oltre al pericolo di contagio a cui ci sottoponiamo se non le osserviamo, conosciamo davvero le conseguenze giuridiche in caso di inosservanza? Cosa succede a chi non le rispetta? Quindi, avvocata Lacorte, chi è soggetto alle sanzioni? Sono soltanto amministrative o potrebbero essere anche penali? Soggetti alle sanzioni sono tutti i cittadini, tutti i titolari di attività aperte al pubblico e anche i titolari di attività di impresa. E sono quindi coinvolte tutte le categorie e tutti coloro appunto che violano queste sanzioni, cioè se ci sono delle regole da rispettare, così come sono state regolamentate nei vari DPCM, sempre in uno dei DPCM che poi è stato trasformato in decreto legge, il 19-2020, all'articolo 4 prevede appunto le sanzioni per chi viola queste regole. E sono sanzioni prevalentemente amministrative, però vi sono anche sanzioni penali per il più grave reato. Infatti nell'articolo 4, al comma 1 del decreto legge 19-2020, c'è il comma di salvaguardia, ovvero salvo il più grave reato. Il più grave reato, parliamo proprio del caso in cui c'è l'epidemia colposa.
In pratica, quindi, beh, sia la violazione amministrativa e sia la violazione penale. Sono state regolamentate quindi entrambe le circostanze. Questo perché? Perché i soggetti che possono compiere le violazioni possono essere soggetti non positivi al Covid, soggetti dichiarati positivi o soggetti a rischio. In base alla categoria comunque in cui si trova il soggetto che commette la sanzione, sarà poi effettivamente applicata la sanzione prevista nel caso di specie. Quindi in ogni caso verrà verificata la posizione del soggetto che commette la sanzione. Dunque, avvocata, alla Corte, cosa rischiano i gestori dei locali in caso di reiterata o ripetuta violazione? La sanzione amministrativa prevista è in caso di recidiva, reiterata violazione, viene praticamente raddoppiata. Quindi quella valida come prima violazione è dai 400 ai 1000 euro. Se è in recidiva, dagli 800 ai 2000 euro. In più vi è anche la sanzione accessoria, cioè i titolari di attività possono essere sanzionati con la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Se è possibile difendersi da chi non indossa la mascherina, molto più difficile, se non impossibile, proteggersi da chi mente sulla propria condizione di salute o di rischio. Quindi quali le conseguenze per chi mente? Molto delicata è la posizione appunto dei soggetti positivi al Covid-19 o dei soggetti che vengono ritenuti a rischio, ovvero quelli che vengono poi posti in quarantena fiduciaria. I soggetti positivi al Covid sono consapevoli della circostanza e della loro pericolosa contagiosità. Quindi dal punto di vista giuridico hanno l'obbligo di rispettare la quarantena. Nel momento in cui questi soggetti violano questo obbligo, allora commettono un più grave reato se dalla violazione si dovesse effettivamente, volontariamente causare un'ipotesi di epidemia colposa. Quindi si parte con una contravvenzione che rientra sempre nella categoria dei reati penali per violazione di un articolo del testo unico delle leggi sanitarie, ovvero il soggetto positivo che viola la quarantena nel momento in cui commette questa violazione è chiamato a pagarne le conseguenze a titolo di contravvenzione. Ovvero può essergli applicata una reclusione dai 3 ai 18 mesi o una sanzione dai 500 euro ai 5.000 euro. Nel caso in cui commette un più grave reato e quindi si dovesse passare dalla ipotesi di reato contravvenzionale al delitto, che è quello di epidemia colposa, in questo caso rischia la reclusione dai 3 ai 12 anni. Oppure se non c'è stata e vi è una circostanza meno grave e non ci sono stati episodi effettivamente di contagio, sempre il reato di epidemia colposa, però con una reclusione da 1 a 5 anni, ma questo tipo di reclusione poi sarà valutata dalle forze dell'ordine. Quindi saranno poi le forze dell'ordine a decidere. Nel caso in cui siamo invece di fronte ad un soggetto che è stato posto in quarantena fiduciaria, allora questo soggetto, se non dovesse rispettare la quarantena, è un'ipotesi che comunque è di difficile descrizione nella volontarietà di andare a contagiare qualcuno, perché comunque si tratta di una quarantena fiduciaria e non v'è la certezza che il soggetto effettivamente è un soggetto positivo. Di fronte ad un soggetto chiamato a rischio si applica una sanzione amministrativa in questo caso che comporta una cifra che è dai 500 ai 3.000 euro. Quindi vi è una differente responsabilità, avvocata? Sì, assolutamente sì. Le conclusioni della puntata odierna? Allora, il presupposto della socialità oggigiorno è quello di non avere dei sintomi.
Quindi un soggetto, e tutti quanti siamo stati chiamati a misurare la temperatura prima di uscire di casa, se la temperatura dovesse essere superiore a 37,5, dovessimo avere dei sintomi influenzali, allora autoresponsabilmente dobbiamo mantenere le distanze, restare a casa, perché comunque c'è il Covid che praticamente ci obbliga a rispettare certe premure. Per poter avere una vita sociale dobbiamo auto capire se effettivamente possiamo porci in una situazione in cui abbiamo la possibilità di incontrare altre persone senza che queste persone possano assumersi il rischio inconsapevole del fatto che, ad esempio, si stanno confrontando con una persona che ha della febbre. Quindi bisogna essere autoresponsabili e capire che le misure di contenimento che sono state effettivamente ben definite devono essere rispettate. Quando si firma un'autocertificazione con la quale si decide di mandare il proprio figlio a scuola, un genitore effettivamente deve dichiarare se quel figlio ha la febbre o meno. In caso contrario, vi è praticamente un illecito grave, perché quell'autocertificazione che viene consegnata all'insegnante, che in quel caso è un pubblico ufficiale, rientra in un'ipotesi di reato. Quindi, in conclusione, siamo chiamati tutti quanti a conoscere quelle che sono le sanzioni e a conoscere perfettamente quelle che sono le misure di contenimento e a rispettarli. Nella vita sociale possiamo, nei limiti e del rispetto delle misure, effettivamente viverla, nella consapevolezza però che noi stessi non siamo sintomatici. Quindi davvero siamo tutti chiamati, nessuno è escluso, a rispettare la nostra vita e la vita altrui. Dobbiamo diventare veramente coscienziosi e responsabili tutti quanti. Ovviamente se avete dei quesiti da porre potete scrivere a pgiuridiche@gmail.com. Noi ringraziamo la nostra bravissima avvocata La Corte, Paola Anna La Corte, del Foro di Perugia, per averci appunto spiegato, no, queste nuove disposizioni, queste nuove sanzioni. Grazie a voi carissimi telespettatori, alla prossima con Pillole Giuridiche. Vi aspettiamo. Da